Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial riguardante il PSP 2445, ossia l'emulatore software del modulo EMT, riverbero digitale. Vediamolo velocemente. Nella parte sinistra abbiamo lo switch di on-off, l'input level gain, il pre-delay e le reflections, il tempo di riverbero, un controllo differenziato del riverbero sulle basse e sulle alte, tipica di questa macchina, l'output mix, per il controllo appunto parallelo dell'effetto e il gain uscita. L'altra novità che è stata introdotta dalla 130 è il routing interno, che questa volta funziona in mono to stereo, stereo to stereo, dual mono, in maniera separata. Quindi avremo sul canale sinistro l'emulazione del 244, sul canale destro l'emulazione del 245. Troviamo inoltre un controllo dell'high pass filter, un piccolissimo equalizzatore e la possibilità di controllare il width, dedicato all'apertura del panorama stereo, e il controllo del balance tra il canale sinistro e il canale destro. Ascoltiamolo sulla voce del brano Stay, che abbiamo già visto in un altro tutorial. In questo caso sto utilizzando il 245, portandoci in mono to stereo. Aumentiamo il pre-delay e allarghiamo la room creata sulla voce. Sentiamola in solo. Rappresenta una delle room più gradevoli da applicare sulle voci. Sentiamo senza. Possiamo notare appunto la voce e una piccola room presente nella stanza dove è stato registrato appunto. Aggiungiamo l'ambiente digitale. Abbiamo quindi un'apertura maggiore del riverbero senza perdere però la percezione del segnale centrale. Perfetto, sentiamolo nel mix. Volume. I've no answer, so please just explain. Spero che sia stato utile. Ci vediamo su Facebook, su YouTube e su Musicopro. Ciao a tutti!